Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video da Ale Gamer. Nuovo video, stavolta ve lo porto sabato, purtroppo per problemi di caricamento, diciamo non riesco a caricarvelo domenica, allora lo anticipo, lo porto a sabato. Ho ingrandito come vedete la facecam, io la vedo ancora più grossa di come la vedrete voi su cellulare o su PC, perché io ce l'ho davanti al televisore, ma comunque ho ingrandito, come mi ha detto Alexigno, la webcam o la facecam in questo caso. E questa partita dobbiamo giocarla contro il Bologna. L'altra partita abbiamo giocata contro il Torino, se non mi sbaglio, abbiamo vinta 1-0. Esatto, con un episodio epico da andare a vedere subito, ve lo lascio in descrizione. E se riesco. E andiamo a giocare, vediamo un po', non credo che faccia turnover, ora vediamo. Tutti i carichi pronti. Giochiamo con la bianca, loro... no. Dobbiamo giocare con la rossa e loro con la bianca. No, c'è sta casino. Come faccio? Allora io con la bianca e loro con questa. Famo così. Voglio provare dal primo minuto. Gli lascio dietro le punte. E voglio provare. No, perché c'è un fenomeno? Sei scemo. L'altra partita è stato un fenomeno. Pucciarelli si è lamentato perché non gioca, quindi. No, teniamo Borriello, Pucciarelli li metto dopo. In questo episodio sarà a riposo Bakugou. È una serie che a me piace tanto registrare, tra l'altro oddio, sta carriera, quindi se piace a me, io sono contentissimo. Vabbè, dai, giochiamo. Voglio vedere il Bologna con che formazione si schiera. Ah, intanto piove, tra l'altro. Non so che con questa facecam vada bene. Dopo, tra l'altro, rivedrò il video e casomai poi la modificherò. Ci sono varie impostazioni. Io, per esempio, ho messo questa prima in un video di prova. Ho avviato per vedere le varie impostazioni. Ho messo questa alla fine. Che comunque non è che cambi tanto. Cioè, io me vedo comunque. Questo qui sarebbe da mettere più quando c'è gente insieme a me, come nell'episodio di Super Meat Boy che c'era Yuri 99 qua con me. Vabbè, non me lo fanno vedere con che si schiera il Bologna, che te posso fare? Ah, però è una squadra col peggior attacco, perfetto, vabbè. Iheanacho, partiamo subito, Merkel. Merkel mi è piaciuto tanto la partita scorsa, Zaccardo che ha segnato anche un gol. Spalli, Rafael Martigno, siglato l'assist per Jacopo Sala. Iheanacho, Borriello, allarga tutto dalle parti di Gabriel Silva, poi Jacopo Sala. Dentro per Borriello, dentro per Iheanacho, subito Iheanacho, il tiro di Iheanacho, subito gol, ha segnato. Io raga ve l'ho detto che con Iheanacho dietro le punte giochiamo bene. Iheanacho è una bomba lì dietro. Subito gol di Iheanacho su assist di Borriello. Difesa del Bologna ferma. Peggior attacco, ma anche credo peggior difesa in questo caso. Io ripeto, gioco esperto, ma io a esperto gioco bene, cioè mi ci trovo bene, non, anche con le grandi squadre facevo fatica appena preso il gioco o anche un mesetto dopo, capito? Quindi non lo so se si è esperto, però anche se sarà poi così complicato, cioè così facile da giocare, io cambierò la difficoltà, non è quello. Non mi preoccupa per niente il gioco a campione o a leggenda. No, vabbè, forse a leggenda o leggermente sì. Ecco. Ok, Spalli. Mounier ruba palla a Rafael Martigno, palla per destro. Non facciamogli fare il gol, che c'hanno il peggior attacco. Gabriel Silva. Sempre ai box, purtroppo. Pasquato. Criscito. Borriello, scappa via. Borriello, diagonale. Gol 2-0. Il Carpi raddoppia. Mamma mia, che scarso sto Bologna. Col Torino ci ho messo fatica veramente, ma col Bologna è troppo facile, cioè già 2-0. Ma vediamo come va l'episodio della prossima settimana e poi vediamo, dai. Sta difficoltà se alzarla o meno. Comunque intanto Pulsetti, Ceccarelli, Pulsetti, la mette in mezzo per destro, bravo Balzano. Non commettere cose brutte come l'altro episodio, per favore. Destro intanto era anche in fuorigioco, quindi fischiato il fuorigioco e batte Burkic. Balzano, Rafa Martigno, eccolo Rafael,
palla per Merkel che gira dai parti di Borriello, Jenacio, ancora Borriello, cioè Rafael Martigno, scusate, negli stessi scarpini, mi sono confuso un attimo. Rafael Martigno in mezzo proprio per Borriello, non ci arriva, c'è prima Gastaldello che allarga per Morleo, Giaccherini, Higuain, cinese, Pulsetti, Ceccarelli, attenzione alla fuga di Ceccarelli, c'è Gabriel Silva su di lui, non lo molla, allora scarica per Pulsetti, gira per Higuain cinese, poi destro, ancora Higuain cinese, Zaccardo in qualche modo, vediamo un po', gira ancora Higuain cinese, Morleo, mamma mia, Jenacho, raga, no. Su FIFA 16 una cosa che non mi piace è che fischiano i contatti spalla a spalla. Questo qui non era fallo e fischiano i contatti spalla a spalla. Vai Gabriel Silva. Vai Gabriel. No, troppo lunga dal pallone. Per fortuna che quello è scarso. Forza. Vabbè. Sbagliare umano, perseverare no. Ceccarelli. Pulsetti. Monleo, ancora per Pulsetti, gira ancora per il Higuain cinese, Taider, gioca bene il Bologna ora, sbaglia appunto, Berkic, Balzano, Alexander Merkel, gira per Rafael Martigno, Jacopo Sala, l'autore del primo gol in campionato del Carpi, Jenacho, l'autore del secondo gol in campionato del Carpi, scambiano proprio loro due, però alla fine Jacopo Sala perde il pallone, Castaldello se la ritrova lì, Higuain. Ceccarelli, Higuain, scappa via Gabriel Silva, Pulsetti, c'è Marcos Alonso su di lui, sulle sue tracce, alla fine ancora il solito Balzano, e poi Jenacho, e poi Borriello che allarga tutto per Balzano, grande azione, no, non è vero, scherzavo, palla troppo lunga. Vabbè dai, gestiamoci sto vantaggio, siamo 2-0, gestiamoci sta partita. Bravo Jacopo. Dai Jacopo Sala, occhio a Sala. Palla lunga per Jenacho, che tira al volo Jenacho. Preteso un po' troppo da Jenacho. Però già senza Matos con Jenacho dietro le punte gioca meglio. A me Matos piace tanto come giocatore, ma su FIFA, diciamo, la prima partita mi ha un po' deluso. Poi vediamo dopo insieme a Pucciarelli come giocheranno. Saranno loro due i primi due cambi. Poi vediamo il centrocampista, se entrerà Lollo o entrerà qualcun altro. Intanto Meunier dentro, Zaccardo guida su destro, Gabriel Silva, Borriello, busta o tunnel come si suol dire, Jenacho, Jacopo Sala, ancora per Borriello, Borriello, me la so allungata troppo, poi sono entrato a gamba killer Ibrahimovic, Giaccherini, Morleo, Ceccarelli, Pulsetti fa quasi addormentare la manovra del Bologna, non riesce mai a verticalizzare bene, se verticalizza lo fa sbagliando. Berkic, Balzano, Merkel, Rafael Martigno, gira palla al Carpi con Marcos Alonso, 2 minuti di recupero. Jacopo Sala, Merkel, Jenacho, ancora Jacopo Sala, numero su, non era Higuain, era Ceccarelli. Poi Gabriel Silva. Ancora Jacopo Sala. Non c'è nessuno di limite dell'area. C'è Alexander Merkel che pensa al tiro. Vediamo un po'. Alexander Merkel. Fregato il pallone da Giaccherini. E finisce il primo tempo così col Carpi in vantaggio 2-0. Con 3 tiri, 2 gol. Bologna con 2 tiri in porta, ma il possesso palla è più anche più del Bologna, stranamente. Vediamo un po'. Partita equilibrata sulla carta, ma non in partita, insomma, diciamo. Giaccherini. Gira per Gastaldello. Giaccherini. Dalle parti di Ceccarelli. Higuain. Giaccherini, Meunier, Morleo, ancora Morleo, palla in mezzo, chiude tutto Spolli, Merkel, Jenacho, gira dalle parti di Jacopo Sala, Jacopo Sala si ferma, e questo c'era fallo, mazza, l'ha buttato per terra, Jenacho,
No, è scivolato Spolly, raga. Mamma mia, palla alta di destro. Palla alta di Destructor. E quindi rinvio dal fondo di Berkic. Balzano, mamma mia, come si rischia. Jenacio, Boriello. Boriello ancora dentro per Jenacio. A pallonetto dentro, niente, Mirante. Ancora Jenacio però, eh. La prossima partita dicono che sarà contro il Frosinone, almeno ho visto in alto a sinistra lì. Hanno detto che c'è contro il Frosinone, quindi partita anche lì molto facile. Vediamo se sarà con la difficoltà campione o meno. Jenacio si gira in mezzo a un fazzoletto. Merkel fuori. Mamma mia, Jenacio è impressionante. Jenacio è veramente impressionante. Mirante rilancia. Ancora Jenacio su destro, Destructor però la dà Higuain, bravo Spolly, non in un secondo momento Higuain, Ceccarelli, bravissimo Marcos Alonso, la tiene anche in campo, grande Marcos Alonso, Jacopo Sala, Boriello, dentro per Jenacio, c'è fallo su Jenacio qua, c'era fallo su Jenacio secondo me, destro, bravo Gabriel Silva, no, Higuain cinese, gli ruba il pallone, poi Morleo. Gira dalle parti di Higuain. Mamma mia, per poco Jenacio gli ruba il pallone. Destro, Destructor. Mounier. Occhio. Marcos Alonso, bravo qua. Grande Marcos Alonso. Che partita di Marcos Alonso. Sta giocando molto bene. Mi sta piacendo abbastanza bene. Mi sta piacendo abbastanza bene. Mi sta piacendo abbastanza. Stavo per dire abbastanza bene Balzano, che la scorsa partita ha fatto i disastri ambientali. In questa partita invece si sta contenendo e sta facendo il suo lavoro. Occhio a Jenacio che sta facendo anche di più del suo lavoro. Sta dappertutto il giocatore ex Manchester City. Si ruba. Ma ditemi voi se non è un fenomeno. Non ho manco commentato quello che ha fatto, perché ha fatto una cosa illegale secondo me. In mezzo a due giocatori, poi Higuain solo diventa. E poi palla all'angolino di Mancino, manco il suo piede perché lui è destro. Kelechi Iheanacho, terzo gol in Serie A. E mi sa tanto che Matos Raiders siederà in panchina anche contro il Frosinone. Pulgar, Higuain, 3-0 con quei Carpi. Tider, Giaccherini. Avanza Giaccherini, palla per Destructor. Destro che si allarga molto, non cerca molto il centro dell'azione. Bulgar. Gastaldello. Bravo, Boriello. No. Ceccarelli. Gastaldello. Boriello in pressing, non c'è riuscito prima. Però rimane lì il Carpi. Intanto io chiamo i cambi. Sostituiamo lo stanchissimo Jenacio. Sostituiamo anche Boriello e poi mettiamo Lollo al posto di Merkel, dai. L'altra volta ho dato spazio a ho levato Sala, ora leviamo Merkel. Jenacio. C'è di là Jenacio, poi mamma mia, Boriello è stanco. Bravo Gabriel Silva qua, eh. Boriello sponda. Ha chiuso bene Castaldello, poi Ceccarelli, Giaccherini, Higuain, Castaldello. Palla lunga dalle parti di Mounier, non ci ha creduto Balzano stavolta, eh. Mounier, palla in mezzo, Berkic, che dà un pugno in faccia a destro. E Zaccardo allontana, in rimessa laterale per il Bologna. E arrivano i tre cambi. Jenacio qui, man of the match secondo me. Entrati i tre cambi, Matos Rider, Pucciarelli e Lollo per il Carpi. Al posto di Merkel, Borriello e Jenacio. È entrato anche Krizetic per il Wayne cinese nel Bologna. Matos Rider, palla per Rafael Martigno, Lollo. Va fuori gioco di Pucciarelli qua. Secondo me non c'era. Tornava quasi quasi da dentro. Cioè, stava a favore un buon.
Un buon G. No, invece stava fuori gioco. Perfetto. Gastaldello, 86esimo minuto agli sgoccioli di questa partita. Matos Rider. E fallo mio, ma sto davanti, come ho fatto a fa ma mannaggia Teo. Pulgar. Ceccarelli. Bravo, grazie. Almeno sono sportivi questi. Dai, Sala, però non essere sportivo pure te. Non esiste una cosa simile. Bravo Zaccardo. Spolli, Lollo, Sala. Balzano. Matos Rider. Occhio a Matos, 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 vai in azione solitaria, Matos Rider, in azione solitaria, salve. Ah, Matos, ne sprechi sempre una. Jacopo Sala, Lollo si è guardato intorno prima di andare a prendere il pallone, ma finisce qui. Vince il Carpi 3-0 che continua la sua striscia positiva. E sta partita è veramente molto molto più facile della prima partita in Serie A fatta sul mio canale. E è stata partita veramente veramente molto facile. Quindi, tanto mi sa che era anche la nostra prima partita in casa. Quindi siamo andati benissimo. 9.7 per Ienaccio, ma è stragiustificato. Veramente stragiustificato. Prossima partita, credo appunto, contro il Frosinone. Io ripeto, commentate, condividete, mettete mi piace se vi è piaciuto il video. Per chi mi sta seguendo su Twitch, canale YouTube AleGamer, cercandolo con il tag Stoner2765, pagina Facebook in descrizione insieme ai miei due canali amici. Vediamo qua che mi dicono. No, le nazionali, ragazzi, non le farò per niente, comunque. Quindi ora vado a sal avanziamo, salviamo e poi salvo io e poi interrompo la live. Intanto ho ristabilito. Ah, Spoglio ha accettato il contratto e Marrone è guarito finalmente. Ok, quindi Borriello la prossima partita non giocherà, lo tengo qui perché almeno me lo ricordo. Grazie per la visione, al prossimo appuntamento dal vostro AleGamer, ciao a tutti.